Bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come: dopo tanti anni di onorato servizio la famosa conduttrice Rai potrebbe lasciare il suo posto. Scopriamo insieme i dettagli sulla situazione. Con il suo impegno e la sua semplicità la Clerici si è conquistata un posto nel cuore degli italiani. Da milioni di telespettatori è considerata un volto familiare, per merito soprattutto delle tante ore trascorse davanti alle telecamere. Quotidianamente porta in onda il suo programma culinario È sempre mezzogiorno, format che da qualche stagione ha sostituito la celebre Prova del cuoco. Anche se il funzionamento della trasmissione è differente, in un certo qual senso la presenza di Antonella è stata una sorta di filo conduttore tra il suo programma precedente e quello attuale. È proprio la sua figura infatti a fungere da garanzia per il pubblico, il quale si fida ciecamente di lei e, di conseguenza, della bontà dello show che propone. Le tante qualità dell'amatissima presentatrice televisiva potrebbero però non bastare, dato che diverse indiscrezioni la indicano in uscita. È già qualche tempo che si parla di un possibile addio di Antonella, al punto che è circolato anche il nome di quella che dovrebbe raccogliere le sue redini sostituendola al timone del cooking show mattutino di Rai 1. Antonella Clerici lascia il suo posto? Ecco la verità. Se prendiamo in esame il discorso relativo allo share la Clerici ha ben poco da temere. I telespettatori la amano e ciò è evidente dagli elevati ascolti che i suoi format continuano a riscuotere. Parliamo al plurale perché oltre a È sempre mezzogiorno, anche la seconda stagione di The Voice Senior è stata un vero successo. Come riportato da piudonna.it tuttavia, per Antonella è spuntata una possibile sostituta, ovvero una donna già conosciuta sia in Rai che in Mediaset. Stiamo parlando di Elisa Isoardi, ex di Matteo Salvini che al momento si trova senza un ruolo televisivo stabile. Ciò nonostante, la conduttrice di Cuneo si sta adoperando sui social, dove spesso condivide delle ricette interessanti che fanno venire l'acquolina in bocca ai suoi followers. In passato Elisa è stata alla guida della Prova del cuoco per un periodo, al termine del quale è stato soppresso il programma. Per lei, da quel momento in poi, si sono chiuse le porte della Rai. Come se non bastasse, a dispetto dell'ottimo percorso intrapreso lo scorso anno all'Isola dei Famosi non è riuscita a ritagliarsi uno spazio nemmeno in Mediaset. Le capacità culinarie della Isoardi potrebbero però essere notate dai vertici Rai, così come il suo impegno costante e l'amore che dimostra quando svolge il suo lavoro. Per adesso non sembra in procinto di rimpiazzare la sua celebre collega alla guida del cooking show dei canali Rai però, qualora Antonella dovesse lasciare, l'ex naufraga sarebbe tra le favorite a subentrare al suo posto. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video. Yeah.